azioni, il mondo scarica quindi queste azioni, anche perché c'è una convenienza economica nel recuperare quelli che sono i materiali, che sono sempre, le materie prime sono sempre più scarse e quindi hanno un valore sempre più alto. Riassumendo quindi i flussi di materie, quelli che, come vi dicevo, abbiamo visto insieme a Enzo Favorino, che tra l'altro avremmo voluto anche essere qui insieme a noi per parlare, per spiegare tecnicamente questo scenario di gestione dei rifiuti, che non ha potuto per impegni pregressi, ma che poi sarà disponibile più avanti per presentarci e per presentare ai nostri amministratori tecnicamente, quindi a valorare queste che sono le tesi di noi che siamo un comitato, tutto sommato un comitato di cittadini. Quindi, riassumendo tramite questa diapositiva complicatissima che essenzialmente divide in due quello che è il rifiuto urbano residuo, cioè da 53.000 tonnellate dividiamo il secco che va da una parte, l'umido che va da un'altra. Nella parte dell'umido si ha una biostabilizzazione, quindi un tempo in cui si fa maturare questo materiale perché perda quelle che sono la parte umida e perché generi anche biogas per essere, diciamo, alla fine diventare materiale inerte. Dall'altra parte riusciamo a recuperare quelli che sono materiali plastici, cellulosici, ferrosi tramite vari sistemi di separazione che sono tecnologie differenti, tramite separazioni densimetriche, ottiche, granulometriche, insomma cose abbastanza complicate che non sto qui a spiegarvi nel dettaglio. Alla fine comunque abbiamo un risultato, ci permette di avere a discarica una frazione che è di 15.000 tonnellate contro quella, la soluzione proposta invece da Iran che, con l'inceneritore di Parma, che ci lascia 38.900 tonnellate. Tenete conto che il sistema gestione a freddo è un sistema flessibile, nel senso che può evolvere molto facilmente in base all'evoluzione delle raccolte differenziate, in base anche all'evoluzione delle legislative, insomma delle emissioni di materiali differenti all'interno del circuito dei rifiuti. L'impianto di incenerimento di Gozzola è un sistema rigido, fisso, cioè ci hanno raccontato più volte che la raccolta differenziata, se faremo una buona raccolta differenziata, l'impianto andrà meno. Non è possibile, è un impianto industriale che è costato più di 200 milioni di euro, verrà ammortizzato in oltre 15 anni di funzionamento e deve andare tutti i giorni, tutti gli anni a 130.000 tonnellate all'anno. Quindi noi quelle 39.000 tonnellate di ceneri ce le avremo tutti gli anni e non sapremo dove metterle. Le soluzioni ipotizzate, perché non sono ancora messe nero su bianco dai progettisti né tantomeno dagli enti attuatori, sono a parole una discarica o i cementifici. Quello che vi dicevo prima era il discorso dell'alternativa a freddo, che prevede un'evoluzione anche grazie allo studio di questi materiali, cioè quello che rimane del residuo viene studiato, analizzato e poi si adottano dei correttivi per riuscire a migliorare quelli che sono i risultati finali. Quindi una progressiva diminuzione in funzione dell'evoluzione. Quella dell'inceneritore invece, abbiamo detto due soluzioni, o discarica o cementificio. Quello che vi faccio vedere qua è un articolo di un sito bresciano, dove esiste uno degli inceneritori più grandi d'Europa, che produce 800.000 tonnellate, cioè che produce 800.000 tonnellate di rifiuti all'anno, e dove ha una discarica di servizio, ha un dichiare, e dove da analisi mediche recenti si è notato che nel distretto di Montichiari i tumori e malattie respiratorie uccidono di più che nel resto d'Italia. E questo, diciamo, a me basterebbe e avanzerebbe per dire non facciamo un inceneritore qua a Parma. L'altra soluzione invece brillante che ci vogliono proporre è quella di mettere le ceneri nei cementifici. E questa è un'altra testimonianza di cosa ci può, cioè di uno scenario che ci potrà capitare in futuro con questa soluzione. Batte bene, parliamo sempre di 38.900 tonnellate ogni anno.
questo è il Gazzettino di Treviso, anche questo è abbastanza recente, una palazzina è stata abbattuta perché all'interno conteneva ceneri tossiche, conteneva ceneri, diossine, metalli pesanti, quindi materiale nocivo per le persone che poi ci abitavano dentro. Vedete conto che poi questo cemento non viene in nessun modo tracciato, perché le ceneri che verranno utilizzate ai cementifici non sapremo se il cemento di casa nostra è stato fatto utilizzando queste ceneri o è stato fatto in maniera tradizionale. E quindi noi potremmo domani trovarci con questo problema. Io ho finito, adesso direi che lasciamo.